Ciao a tutti credetelesi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ci troviamo su The Town of Lights, che la volta precedente ci eravamo lasciati in questo archivio perché Perché René, la protagonista della storia, ha finalmente scoperto perché la mamma non andasse a prenderla. Semplicemente perché la mamma era malata, ma questi sono dettagli. Adesso dobbiamo scoprire dove hanno nascosto la bambola che la mamma aveva spedito a René. Dobbiamo trovarla e vedere cos'altro succede, se rifioriscono altri ricordi. senza indugio andiamo a trovare queste bambole inquietanti. Dove sei, bambola? Se ci sei, batti un colpo. Vedi, vedi qua. Beh, non lo fare mai più. Pubblicità. Vi siete chiesti dove sono le bambole? In realtà, se vi siete persi le bambole, comprate quell'accessorio dove ritrova bambole. Basta appoggiarle da una parte e loro vengono da te. Ah! Ho Trovata? trovato una scala. Fagottino. E adesso la dobbiamo aprire. Come hai fatto Ora a possiamo aprire il Il fagotto fagotto sul sotto il quel tavolo tavolo davanti davanti alla alla finestra. No, finestra. perché qua non si può, ragazzi. Cioè, ci vuole il tavolo e deve essere davanti alla finestra, cazzo. Beh, per farti capire che qua ne ho Uh, pesante. che belle, più belle di Charlotte. Da mamma ce l'ha avuta. Volevi. Fammi Sono inquietante. Oh vedere. Ma è la no. mamma o è lei? Non lo so. E tu, ti va un po' di swaps soli a te? Oddio, basta, Ok, smettila. qui c'è un medaglione con la Madonna. Ce l'ho pure io così. René, 18 gennaio 1925. 1926. L'anno del Napoli. Certo, questa faccia così, però chi l'ha sfigurato? Vabbè, Jenny, calcola che questo è stato abbandonato per un sacco di tempo. Perché presporno qui, vabbè, ricordiamo. Vabbè. Perché ci ricorderemo sempre di Che te. guidi il tuo cammino e ti tenga lontana Dal dal peccato, peccato, la madre. mamma. Vabbè, ma che è sta Madonna con... Ha di due spade, non c'è potere Non l'ho non mai vista. Così. Visto? La No. mamma era buona e Io io ero ero cattiva. cattiva. Ma è bruttissima, scusa, La mamma si era non preoccupata per René, per per Charlotte. Charlotte. Charlotte, Io l'ho io l'ho abbandonata. abbandonata. L'abbiamo L'abbiamo abbandonato. abbandonata. Qui sui monti Sembrano con. quelle bambole voodoo. E infatti stavo per dire la stessa cosa. Mi servono degli spilloni! Vabbè, Basta. Le scarpe di René. guarda che se non la troviamo. No, che spaventa. Ma è brutta sta cosa. Come Charlotte! Voglio fare un gioco con te. sono brutte queste bambole? Io le odio. Ce l'ho sempre detto, Flashback, chiedo sono flashosi. scusa, ma non sopporto le bambole. La sedia a rotelle. Ah, io mi muovo, come al solito. Forse possiamo capire perché è stata messa in manicomio. Una volta era sistemato così. Faceva più paura una volta che adesso, guarda. Non mi posso girare più perché devo guardare fuori la finestra, ho paura. Oh, Pinco Panco! Solo obbedito. Non ho fatto niente, Certo, Charlotte è andata via. non ho fatto niente. E Charlotte ci vuole bene. Anche se siamo la mamma, Ho solo Charlotte obbedito. ci vuole bene. Perché Anche se siamo siamo cattivi? la Charlotte Ho è andata solo obbedito. via. Non ho fatto niente, ci lascia sola. Ci Ho vuole solo bene. obbedito. Anche se Certo, Charlotte è andata via, ci vuole bene. La mamma anche se Charlotte è siamo. andata Qua via. siamo dove stavamo prima, Non nelle ho stesse fatto città. niente, ci vuole bene. Anche se Sì, siamo la cosa è mamma, fatto ci lascia succedere? sola. Ci vuole bene. Non ho fatto Anche se siamo niente. Charlotte è andata via. Ho solo obbedito. Charlotte è andata via, non ho fatto niente, ci lascia sola. Ci Ho vuole solo bene. obbedito. Anche se siamo la mamma, Certo, Charlotte è andata via, ci vuole bene. La mamma anche se Charlotte è siamo andata cattivi. via, Certo, Charlotte è andata via. Non ho fatto niente, non ho fatto niente. Zumba, morto qualcuno.
elettroshock, forse è quasi vacile. Cioè passando proprio così come si sente. Ah sì, la stanza degli elettroshock. Mi ricordo la stanza di lì. Già torno, cioè, guarda quante persone stanno, già devo andare io. Cioè io poi lei. Che dopo che mi hanno fatto comunque un'iniezione, Ciao tizia. La sua il carro di capo di pezza. Ehi là, cosa volete farmi? Siete un... Ma perché voi? Ma devo fare qualcosa? Perché mi state facendo torturare psicologicamente a me? Eccoli qua. Capitolo 11. Mi sono di nuovo ritrovato in questa stanza. Va bene, no. E quel foglio. Basta. Quel foglio non c'era. Sono io che non ci sento più. Ok. 7 settembre 1993. Frequentemente la malata si abbandona alle recriminazioni con tono collerico. Stamani ha gettato il latte dicendo che c'era dentro l'urina, lo sputo e tutte le porcherie. Allucinata, sente parlare. La comandano. Racconta di aver sentito dei bambini che cantavano, prigionieri in una scuola. 20 gennaio 1939. Mutacica, intontita, non presta attenzione a nulla. Interrogata e stimolata, si mette a piangere e lacrimare. Altre volte ride. Apatica. 1 giugno. Apatica. Si nutre poco e rifiuta di essere toccata. Non risponde. Trascorre il suo tempo nel parco, preferiscono le cuoche. Su una panca davanti alle cucine. 14 ottobre. Nuovamente impulsiva. Stamane si è fatta dare 2 uova per farsi lo zabaione e appena avutele ha fatto volare tutto per aria. Eccitata, clamorosa, lievemente confusa. Si spoglia. 8 dicembre. Contenuta a letto da 15 giorni. Umore elevato, tendenza ai motteggi e alle parole triviali. Fa delle risate clamorose. Onanismo. Le infermiere riferiscono che circa 2 settimane fa rimaneva nelle docce da sola e non voleva più venire via. Raccontano che quando l'hanno portata via, dopo le implicazioni è trascesa a percosse e morsi. 2 infermiere sono state medicate. Da allora l'hanno tenuta legata. Trasferita al reparto semi-agitate, dalle cure del dottor B alle cure del dottor C. Ero con Amara nelle docce. I miei ricordi mi spaventano. Non sono reali. Non sono reali, non è così? Di quale realtà stiamo parlando? Stava con Amara e qua diceva invece che stava da sola. Sì, è una creazione della tua fantasia. Di quale realtà stiamo parlando? La memoria è quello che sei, che sia o meno reale. Beh, che frase è filosofica. Vabbè, la A sicuramente è da escludere, perché non la devi assecondare, nel senso. Secondo me, di quale realtà stiamo parlando? 15 dicembre, dottor C. Note sulla paziente. Le anormalità del suo stato psichico l'hanno condotta a trascinare una vita irregolare, tendente alla delinquenza. Cioè rubare i portafogli. Di carattere volubile e leggero, abbandona ad intervalli le sue occupazioni di casa per gettarsi sulla via della prostituzione. Lo sapevo! Lei, no, la madre. Era qualcosa di simile, ma pure la mamma. Delinquenza. Magari non ho risposto male a qualcuno, sì. Mi nervosivo a volte, ma delinquenza. Cioè delinquenza, effettivamente. Prostituzione. No, perché? La prostituzione, perché una cosa simile. C'era qualcosa di prostituzione sotto. Io non so. Il dottore cercava di capire mentre questo ti marchiava a fuoco. Senza neppure sapere né cercare di capire. La sua deficiente mentalità la rende refrattaria ai richiami dei familiari. Non ha manifestato l'intenzione di suicidarsi. Secondo me l'ha fatto il signor. Giunge ieri in reparto, agitatissima e clamorosa.
Trattata con Cardiazol. 2 iniezioni per settimana, per 5 settimane. Oh. Con le terapie cercavano solo di confondere. Dio, se ci riuscivano. Era come se la pazzia te la volessero mettere dentro loro. Io avevo già capito questo. Erano le uniche cure che si potevano tentare. Erano troppe. Eravate troppe. Cosa potevano fare per gestire quell'inferno in così poco? Quel cacchio che vi difende. Il fine giustifica sempre i mezzi per chi gestisce il potere, no? No, no. Erano torture. E per forza. Non potevi mica rifiutarti. Nessuno ci spiegava. Nessuno cercava di farci capire. Come animali in un allevamento. Ancora? Eravate troppe, eh? E loro così pochi. Anche loro vivevano. Non li difenderò mai, perché sono. Eravate anime dannate, pericolo mai. E sono tutte cose contro. Perché io dico, cioè, i medici del calcio non li difenderò mai. Eravate anime dannate, pericolo benedetto. Chi sarebbe dovuto preoccupare per voi? Ma non è vero. Ma io non vorrei rispondere a nessuna delle tre, sinceramente, però. 2 giugno. Dopo un lungo periodo di tranquillità e miglioramento, la paziente è oggi agitatissima e rifiuta violentemente la visita ginecologica. Impreca e maledice chi l'ha generata, trascendendo anche a percosse. La paziente, riferisce il dottor B, è sottoposta a periodico controllo da circa 2 anni, dopo aborto spontaneo avvenuto al 3° mese di gravidanza. Sì. Concepimento avvenuto a seguito dei rapporti sessuali della paziente con uno sconosciuto introdottosi nel parco non è vero. Come riportato nella denuncia sporta alla questura di Volterra, allegata al presente diario clinico. È stato l'infermiere che io non difenderò mai. Aborto spontaneo. Non è vero, ne sono sicura. Come avrei potuto inventare se neanche sapevo cosa mi facevano? No. È accaduto, ti hanno fatto abortire, ma era vietato e quindi hanno dovuto scrivere così. Sì, allora. Questa è una menzogna, quello che c'è scritto qui potrebbe essere falso o un modo sbagliato. Forse René sapeva, invece tu non puoi esserne certa, lo sai? La prima, io sono. L'ho sconosciuto nel parco? Non mi ricordo, un'altra invenzione o un altro ricordo rimosso. Dio, la mia testa. Ci sono molte cose che non ricordi. Come se non le avessi fatte tu. Non eri tu, forse sarà stata lei, l'altra René, cioè lei in terza persona. 13 giugno. Ricevuta la lettera da parte della madre, riferiscono l'infermiere, è entrata in stato di grande agitazione. Ma non è vero, perché ha sperimentato la zuppa addosso a un'altra ricoverata perché aveva il nervoso. E ha dato un pugno all'infermiere, impulsiva e laceratrice. In visita, inveisce con termini plateali, percuote e sputa. Bloccare la corrispondenza per evitare ulteriori ragioni di agitazione alla paziente. 20 agosto, contenuta a letto. Le infermiere riferiscono che la paziente è agitatissima dopo la visita di un parente o amico di famiglia. Ancora dopo 2 giorni urla incessantemente che lui la comanda, che lei deve obbedire e farsi del male, e che no, lei non è sciocca. Quello l'ha messa a proseguire a lei. Visite vietate. Contenimento a letto e intensificazione terapia elettroshock fino ad ottenimento risultati. E che risultati volevate ottenere, voglio sapere. Tranquilla, devi stare calma, non ti agitare, ti facciamo stare calma noi. Solo questo conta. La tranquillità vale il prezzo di non vivere. Ecco, bella domanda. In centinaia agitate, stipate in spazi inadeguati, tranquillizzarvi era essenziale per il vostro stato stesso benessere. L'alternativa qual era? La vita non l'avreste vissuta comunque? Sì, certo che no. Ma così dall'esterno tutto sembrava più accettabile. Eh sì. 3 marzo. Presente. Orientamento corretto. Interrogata risponde. Le infermiere riferiscono che la paziente è tranquilla, si lava e tiene cura di se stessa. Sostiene l'esistenza di tale Amara, una paziente che dice essere scomparsa da quando è in questo reparto. Nessun riscontro. Probabile allucinazione regredita. Valutare trasferimento. Amara inventata da me. Questo non è possibile, lei c'era. Cerchiamo Amara, no? Devono esserci delle tracce da qualche parte. Vabbè. Qualche parte io dove vado?
3.000 per un consiglio. Possiamo cercare la sua cartella clinica nell'archivio, dove c'erano anche le lettere della... Ah, ecco perché si apriva anche la... che palle, ma mi devo fare di nuovo tutto il giro. No, ecco. Anni 32, casalinga. Madre di due figli, maritata a Mario B. Hai capito? Ma allora Mara esiste. Eppure lei non aveva figli. Non era sposata. La foto è lei. Ma la foto è lei. E quindi? 3 giugno 1936. Ricoverata ieri, accompagnata dal marito, mostra segni di miglioramento. 10 giugno. Ilare, serena, tranquilla. Si comporta bene, si tiene ordinata e pulita. Dimessa l'8 giugno. 10 sta scritto là. 28 aprile 1937. Giunge portata, dal marito in preda al nervoso e all'ansia. Stenta a parlare, trema. Dimessa il 14 maggio. 8 marzo 1938. Portata dal marito. Pochi giorni prima del ricovero di René. Me lo aveva detto che era lì da poco anche lei. E quindi? Giunta ieri l'altro in stato febbrile e di grande agitazione. Ma da oggi. Dimessa il 14. Vabbè, ma sto marito che se la voleva togliere. Beh, non andò via. Sicuramente non dopo pochi giorni, no? Oddio, a me. 22 giugno 1939. Un'altra volta. Nuovo ricovero. Ancora una volta la paziente mostra rapidi miglioramenti. Dimessa il 2 luglio. 1 agosto 1941. Ennesimo ricovero per agitazione. Dimessa il 27 agosto. Entrava ed usciva. Stava qui solo per brevi periodi, ma io la ricordo sempre con me. 4 marzo 1942. No. Ancora qui. Stessa situazione. 8 marzo. Rispetto ai precedenti ricoveri, la paziente appare depressa, anche trascorsi alcuni giorni, seppure orientata e attenta. Dimessa il 25 marzo. E il marito che per forza la voleva. La paziente è distratta, taciturna e disinteressata. Il marito l'ha portata perché non mangia, dottore. Dorme sempre, sono così preoccupato. Oh! La conoscete, la potete aiutare. 6 aprile, tubercolosi. Paziente trasferita al padiglione Maragnano, isolamento. 3 maggio. Morta per tubercolosi, alle 8:03. Ore 8:30 circa. Ah. Amara morta. Povera mica. Povera mia tua. Neanche salutarti. Non ho potuto neanche salutarti. Allegato scritto della paziente. Probabilmente sto morendo. Perdo molto sangue. Perdo molto sangue anche dentro. È strano, ma da quando sono tornata qui non riesco a pensare ad altro che a quella ragazzina, ai suoi occhi tristi, alla sua disperazione. L'ho vista per poco, è vero, ma mi è rimasta nel cuore. Sarà ancora qui. Voglio a Dio che non sia così, che stia meglio. O che sua madre l'abbia portata via. I miei ricordi non corrispondono. Che senso ha questo? Forse la mia memoria mi tradisce. Le cose non sono come le ricordo, come le vedo io. Ma lei dice che mi voleva bene. Davvero non riesco a capire. Vorrei solo salutarla un'ultima volta. Vabbè, ma vuoi troppo. Non le ho mai detto neppure a Dio. Ah, flashback. Come poteva sopravvivere l'anima in questo inferno? Vorrei tornare ancora una volta a sentire qualcosa. Dolore, passione. Sentire ancora una volta le lacrime che mi bagnano il viso. Ricordarmi di essere stata viva. Capitolo 12. Benic Razers. Benic Razers, per questo video è tutto. L'episodio è un po' più breve, ma meglio così, perché ho scoperto che i salvataggi in questo gioco sono un po' sballati, quindi vanno a capitoli. Siccome adesso siamo al capitolo 12, staccherò qui.
Ricordatevi di lasciare mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Qui da Gianni Emanuele è tutto. Ciao, Crazers. Ciao.